Siamo in onda con la seconda parte di un caffè con. Siamo al Green Park Hotel di Via Loreto a Mercogliano, sempre con Elisa Forte. Stiamo parlando del suo libro Irpine, donne protagoniste di un territorio. E stiamo dicendo che questo libro, che raccoglie 82 interviste di donne di diversa natura, di diverso profilo, sono state intervistate da Elisa e raccolte in questo bel libro che è andato praticamente a ruba, fortunatamente, edito tra l'altro dalla casa editrice Il Calamaio Sì. di Roma. Da uno spaccato dell'Irpinia, della condizione femminile qui Sì. in provincia di Avellino. Elisa, noi ci occupiamo di sport. La nostra è una televisione tematica. Il rapporto tra donne e sport è un po' complicato nelle ultime settimane, mettiamola così, a causa di alcune dichiarazioni che sono state rese da protagonisti dell'informazione locali e nazionali. Le donne sono state additate come incapaci, alcune facevano voltare lo stomaco ad alcuni giornalisti ex calciatori oggi impiegati in Rai. L'ultima in ordine di tempo è la dichiarazione assolutamente fuori dalle righe di Sergio Vessicchio, un giornalista di Agropoli, che commentando una partita di calcio ha indicato l'arbitro donna come inguardabile, osceno, Imbarazzante. imbarazzante, insomma, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro hanno tentato anche i giornalisti di Striscia la Notizia di farlo ragionare, lui insomma non è Non ha voluto riuscito, sentire ragione. non è riuscito proprio a fare un passo indietro. Per cui questo è un po' il quadro. Donne e sport. Tu hai intervistato anche una rappresentante irpina, Sì. impegnata nel mondo dello sport, ci direi chi è. Secondo me siamo un po' indietro in questo senso, non in Irpinia, in Campania, forse anche in Italia. Sì, su questo siamo indietro, ma non è l'unico. Lo sport, il campo, diciamo, un campo da gioco, non è l'unico settore dove insomma, accadono poi le donne sono vittime di vessazioni e di offese di questo genere. Il calcio, così come tanti altri sport, non hanno un lignaggio declinato al femminile. Probabilmente, insomma, è questo quello che un po' spaventa, fra virgolette, certi addetti ai lavori oppure certi frequentatori, diciamo così, di certi ambienti, perché in realtà si tratta comunque di dichiarazioni di violenza gratuite, commesse chiaramente nei confronti di un altro essere umano, che nulla ha a che vedere con la capacità poi, di una donna di essere all'altezza del. Ricordiamo tra l'altro che nel caso di Vessicchio la partita non era nemmeno cominciata, quindi lui non stava giudicando Una un fuorigioco prestazione. chiamato o non chiamato, un fallo chiamato o non chiamato, lui stava semplicemente giudicando il fatto che quella fosse una donna e che avesse, come dire, invaso un ambiente Un maschile. ambiente prettamente Sì. maschile, ce ne sono tantissimi di ambienti che sono declinati prettamente al maschile o presunti tali, e in realtà è su questo che bisogna lavorare. E nello sport, la rivoluzione culturale di cui ti parlavo prima deve arrivare e partire proprio dall'alto. Da quelle che sono le sfere verticistiche, dello sport e del calcio nello specifico di questo accadimento, però ci sono anche tutti gli altri sport, considerati minori, che in realtà meritano attenzione. Ci sono altre realtà, come per esempio quella americana, in cui il calcio femminile, viene considerato alla stregua di quello maschile. Maschile, sì, a volte anche in maniera superiore, In spesso. maniera superiore, quindi devono essere comunque le federazioni nazionali. Il messaggio deve arrivare da lontano, non da chi frequenta per ultimo il campo da calcio o da chi è spettatore, da chi guarda, perché quello a cui dobbiamo ambire e mirare è fare in modo che gli stadi possano essere frequentati dalle famiglie, quindi che siano uomini, donne e bambini allo stesso Certo. modo. Diceva, hai intervistato una protagonista irpina del mondo dello sport, Sì, un'arianese in particolare. un'arianese in particolare. Ho intervistato Giusy Cardinale, la presidente del Panathlon Club di Ariano Irpino. Lei porta avanti questo lavoro con i ragazzi, soprattutto per promuovere lo sport. Lo sport chiaramente in tutte le sue forme, anche con i diversamente abili. Lei ha tantissime iniziative in campo e soprattutto in questo momento particolare
pensare alla missione, fra virgolette, di quella di recuperare il senso profondo dello sport, quindi sia come associazionismo e sia poi invece come catalizzatore di sani principi, ovviamente della solidarietà, della sana competizione, tutti elementi e valori che un po' sono andati, si sono dispersi un po' in questo periodo, e lo vediamo chiaramente soprattutto negli stadi dove sono diventati megafono di violenza. Il tuo libro, secondo me, è carico di ottimismo, sì. E ti rappresenta molto. Credo che leggere queste esperienze, queste interviste, queste storie di vita, metta di buon umore e faccia credere negli esempi positivi. Sì. È quello che volevi trasmettere? Sì, hai colpito nel segno. Questa raccolta di interviste è una raccolta di semi. Come altrove si pensa alle banche del seme in agricoltura, alle specie protette, così ho voluto fare anche io, mettere insieme un po' di esempi buoni di questa società, per rendere poi delle testimoni da emulare, soprattutto per le giovani. Perché un altro aspetto che è emerso riguarda il femminismo. Moltissime delle donne che ho intervistato ritengono che il femminismo sia storia passata. Lo credo anch'io. In realtà le giovani oggi danno per scontato insomma, l'acquisizione di determinati diritti. Non è più così, perché stiamo assistendo a una regressione da questo punto di vista. In questi giorni, soprattutto a Verona, si è discusso di famiglia e si è messa in discussione la legge sull'aborto. Insomma, ci sono una serie di battaglie che in realtà non dobbiamo considerare come acquisite e quindi superate. E quindi certi diritti non solo si devono preservare, ma ci sono ancora tantissime altre battaglie da fare, perché è vero che è stata raggiunta una parità formale dal punto di vista dei diritti, ma non sostanziale, perché come hai ricordato prima, anche nel campo dello sport poi ci sono tanti esempi invece di discriminazione, quindi di non parità. Secondo te ci sono anche esempi negativi di donne? Certo. Anche in qualche modo parlavi del femminismo, c'è una certa parte del femminismo che è stata estremizzata, delle donne che invece di diventare, di acquisire gli stessi diritti dell'uomo tendono a diventare uomini, certo, tra virgolette, certo. E magari anche a sopraffarli, mettendo da parte anche la femminilità, mettendo da parte quella dolcezza, quel carattere tipico e fondamentale, secondo me originale, delle donne. Sì, è successo, decisamente. È l'omologazione che è sbagliata. La parità non significa chiaramente omologarsi, non significa diventare uomo oppure prendere il posto degli uomini, assolutamente no. Parità significa poter avere le stesse opportunità e avere la stessa possibilità di esprimersi senza dover lottare il doppio. Avere la possibilità di diventare mamma senza dover rinunciare ad esprimere la professionalità, esprimere un percorso di studi per cui magari si è lavorato tanto nel tempo. Quindi la parità è questo, avere le stesse identiche possibilità. Elisa, tu sei al tuo secondo lavoro in realtà, sì. Irpine è il tuo secondo libro, il primo, scritto qualche anno fa, è dedicato a un pezzo di storia della tua famiglia. Sì. Una cosa molto bella e molto interessante che ricordo con tanto tanto piacere. Ricordaci un po' di che si tratta. Ti ringrazio. Il mio primo libro è stato pubblicato nel 2013 e si chiama Bar Corrado, una vetrina del Novecento Sant'Angiolese. E oltre a raccontare la storia e l'evoluzione di una comunità dal secondo dopoguerra fino al terremoto del 1980, quindi visto attraverso il bancone di un bar e la crescita, il boom economico, quindi la crescita economica sviluppata attraverso anche questa laboriosità dell'industria familiare, quindi di una pasticceria e di tutta l'evoluzione poi che ha avuto la pasticceria insieme alla crescita della società e del paese. Contiene un messaggio, anche questo è estremamente positivo,
di esortazione al cambiamento e a migliorarsi. Io ho raccontato questa storia ancestrale, perché ormai è ancestrale, del secolo scorso, della mia famiglia, per dire che una piccola famiglia di provincia, subito dopo la guerra, quindi quando davvero insomma, c'era un clima di grande povertà e di desolazione, ha iniziato un'attività lavorativa da zero, ha inventato una fabbrica delle gassose, da cui poi è nata una pasticceria, è stata pluricelebrata, quindi dalle ceneri ha costruito un impero, così possiamo fare anche noi, alla luce soprattutto di questa grande crisi economica e di questa grande povertà che comunque stiamo attraversando, possiamo rinascere, risorgere con le nostre forze e dalle nostre forze, perché abbiamo tutti i mezzi per farlo e perché non è necessario esprimersi in una fumosa Londra oppure in Australia per dedicarsi a chissà quale impiego. E invece io sono fermamente convinta di poter rivoluzionare dal basso e di poter dare un grande segno di svolta e di cambiamento. Senti, Irpine è in ristampa, sì. Lo distribuirai di nuovo perché fortunatamente ha avuto tanto successo. Hai in mente di farne un altro, Irpine capitolo 2? Ci sto lavorando, però non mi soffermo mai sulle stesse cose. Perché ritengo che bisogna andare avanti, quindi ci sarà sicuramente un'evoluzione, non so se al femminile, ma un'evoluzione sì. Benissimo, grazie ad Elisa Forte per essere stata con noi, grazie al Green Park Hotel di via Loreto a Mercogliano per averci ospitato per questa puntata di Un Caffè Con, grazie a Pierpaolo Vaselli regia, soprattutto a voi per averci seguito. Un Caffè Con finisce qui, restate su Sport Channel.